C'è sempre un pizzico di emozione che lo condivisa con i presenti quando inizia ufficialmente una nuova stagione sportiva. Noi lo facciamo praticamente con un mese di anticipo rispetto all'inizio canonico e questo testimonia già in maniera inequivocabile la linea progettuale e programmatica di questa società che guarda già al futuro. Oggi presentiamo il direttore Fabio Lupo, che anche risentiremo, poi alla fine ci sarà spazio naturalmente per le vostre domande. E quella che si apre per una stagione sicuramente importante, perché è la nona sotto la gestione Campitelli, è la quinta consecutiva in Lega Pro, ma soprattutto, ed è questo che è un dato importante da valorare, che Teramo, insieme ad altre due squadre abruzzesi, sarà tra una delle tre appunto portacolori della regione Abruzzo nella prossima stagione sportiva per quanto riguarda il professionismo calcistico, e penso che questo sia motivo di vanto, debba essere motivo di vanto e di orgoglio per tutti, anche per la città e per la piazza. Parola al direttore Fabio Lupo. Buongiorno, la prima cosa, venendo qui allo stadio Bonolis, non posso fare a meno di così avere un pensiero per il dottor Bonolis, che è stato il mio ultimo medico sociale, persona straordinaria e alla quale sono molto legato e che ho stimato come professionista e come uomo. Un altro ricordo particolare, venendo qua a Teramo, non può non andare a chi faceva questo mio lavoro, l'ho fatto tanto bene qui in Abruzzo, e che è stato anche il mio primo direttore, uno dei miei primi direttori sportivi, che è Carmine Rodomonti, quindi non posso non fare un pensiero per lui. L'ultimo pensiero per il mio amico, fratello, che non c'è più, anche lui, Pino Lupicini, al quale va tutto il mio pensiero e che sento molto vicino. Poi se vuoi presentarti... Detto questo, l'altro giorno Marco mi ha chiesto qualche dato sulla mia carriera e mi sono accorto che da quando ho tolto la maglia bianco-rosso del Teramo sono passati 20 anni che ho passato a fare il dirigente. Il dirigente è una carriera passata attraverso alti, bassi, come capita nella vita di tutti quanti. Una carriera, credo, che mi ha dato tante soddisfazioni. Sono passato attraverso tanti ruoli, tante categorie, addirittura sono stato anche all'estero. Riparto da Teramo con grandissime motivazioni, con grande entusiasmo, e spero di poter trasmettere questo entusiasmo, questa motivazione, di trasmettere a tutto l'ambiente. So che è un ambiente che ha voglia di ripartire con entusiasmo, io spero di poterlo trasmettere, perché dentro di me c'è tanta carica. Vengo da una stagione che io ritengo positiva, bella, e colgo l'occasione anche per ringraziare e salutare i dirigenti e la tifoseria del Monopoli, l'ultimo club per il quale ho lavorato, con il quale abbiamo fatto un viaggio bellissimo, un'avventura veramente meravigliosa, che si è conclusa molto, molto bene, quindi sono anche molto soddisfatto. E questo mi ha dato anche ulteriore carica per venire qua, ma d'altronde poi la carica, anche se mi dovesse venire meno, credo che con un presidente come Luciano Campitelli ricarica batterie non verrà mai meno, e questa, diciamo, è anche una delle motivazioni che mi ha portato qui a Teramo, perché ho trovato un presidente che ha voglia di ripartire, che sta ritrovando tutto l'entusiasmo che lo ha sempre caratterizzato, e quindi spero che questo sia il primo giorno di una stagione che ci regali soddisfazioni e che ci faccia vivere questa maglia, questa società come la sua storia ci dicono che meglio. E adesso sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda. Perché noi, io prima di scegliere Fabio Lupo, che non conoscevo assolutamente, mi ero incontrato anche con altri direttori sportivi, perché bisognava ripartire seriamente, non perché l'anno scorso non siamo ripartiti seriamente, ma bensì perché l'anno scorso è venuto tutto dietro l'altro, e quindi se alla fine si prendeva un vero direttore sportivo credo che avremmo fatto ancora peggio. In questo modo abbiamo avuto lo zoccolo duro, ci siamo salvati, perché penso che sia, vedendo oggi quello che è successo, un successo enorme, anche se, come ben sappiamo tutti, noi
e ci piace sempre fare meglio, però sono veramente soddisfatto oggi, e questo lo sento anche da parte della tifoseria, perché hanno capito il sacrificio che questa società ha fatto, salvandosi con dei giorni di anticipo, e in modo che da poter riprogrammare un attimino prima per il prossimo futuro. Mi hanno parlato di Fabio, io ti dico, non lo conoscevo per niente, e quindi poi conoscendolo ho capito il suo valore, ho capito dalle mie sensazioni che se io non voglio sbagliare non li sbaglio, ma lui mi ha dato delle sensazioni importanti. Giustamente Teramo è Teramo, io sono io, dobbiamo sicuramente costruire un percorso a breve, non a medio termine, ma a breve lungo termine, perché dobbiamo ripartire dalle fondamenta per far sì che qualsiasi risultato potrà avvenire in futuro, parliamo in questo momento di Serie C, dovrà essere una società forte, una società snella, una società capace a investire sui giovani, e dovrà essere la casa e l'inizio di tanti giocatori che si vogliono rilanciare e mettersi in evidenza, come quelli che abbiamo avuto anche in passato, e quindi creare un qualche cosa che possa portare Teramo al centro dell'attenzione nazionale. Lupo ha tutti questi requisiti, e quindi credo che non ho sbagliato sicuramente la scelta di Lupo, perché alcuni hanno detto anche non ride, non ti guarda negli occhi o tutte cavolate. Fabio Lupo forse è il contrario di questo, è una persona scherzosa, è una persona che conosce la categoria, che conosce categorie più importanti, che conosce tutto il mondo del calcio, che è una persona che ci si siede su un tavolo e si condividono tante cose. Questo significa che è una crescita in più che questo Teramo farà in futuro. Voglio ringraziare innanzitutto per quello che abbiamo avuto di successi e altro, sia Vincenzo Vivarini che Marcellino Di Giuseppe, che ha lavorato con noi, che tutti e due ci hanno dato grossi risultati, e che non possiamo far altro che dire anche a loro grazie, sperando che si possano sistemare in una categoria che Vincenzo vuole a tutti i costi, che la Serie B. E quindi questa è stata la scelta di Fabio Lupo. Una domanda per il direttore sportivo: cosa le ha chiesto la società, il presidente Campitelli, per la prossima stagione da un punto di vista tecnico? Ah, di punto di vista tecnico mi ha chiesto di costruire una squadra di giocatori bravi e motivati, perché questo deve essere il DNA dei giocatori che rimarranno e che arriveranno. Devono essere giocatori che vedono la maglia del Teramo come un'opportunità importante per la loro professione e non come una forma di transito. Questo è quello che mi è stato chiesto, ma questo è quello che io cerco tutte le volte che vado a prendere un giocatore. La motivazione è fondamentale, l'azione professionale, che siano giovani, che siano meno giovani, non è importante. Poi questo un pochino dipenderà anche, l'equilibrio dipenderà anche dal regolamento che diciamo in Lega stanno discutendo, ma per me non esistono giocatori giovani o non giovani, per me esistono giocatori bravi e non bravi, giocatori motivati e giocatori non motivati. Questo è quello che mi chiede il presidente, che mi ha chiesto il presidente, ma credo, conoscendo anche la realtà di Teramo, è quello che credo che chieda anche la tifoseria, gente motivata, gente che non molli un centimetro, gente che lotti fino su tutti i palloni, gente che sudi la propria maglia, che possa consegnare alla fine della partita la maglia al buon Leo per poterci lavare i pavimenti, tanto è sudata, tanto è bagnato il suo sudore. Questo è un po' il DNA, non solo di quello che mi ha chiesto il Teramo, ma che è il mio DNA. Anche quando ero un giocatore che per me era importante finire con l'ultima goccia di sudore, di risorse e di risorse cose. Questo è il calciatore tipo che deve indossare la maglia bianca rossa.
a suo avviso la base che ha il Teramo quest'anno, che poi è un residuato degli anni scorsi, quanta motivazione ha ancora per fare un campionato da protagonisti anche l'anno prossimo? Bisogna guardarli negli occhi, bisogna parlarci, guardare negli occhi, più che dalle parole, dalle loro espressioni, cercare di capire, anche con il nuovo allenatore, cercare di capire quanta voglia abbiano di rimanere e di ripartire. Perché se questo gruppo rimane con le motivazioni giuste, allora questo è un gruppo che ha delle qualità anche morali, oltre che tecniche, che sono indiscutibili e che vengono dimostrati dai risultati. Se si pone come gruppo saldo, sano moralmente, come gruppo guida per chi arriva, allora ben rimangano questi giocatori qua, perché sono ottimi giocatori. Se qualcuno di loro ha anche solo un'unghia di motivazione in meno, è giusto e corretto che prendano un'altra strada, perché qui a Teramo, ripeto, ci vogliono giocatori solo motivati, fortemente motivati. In questo, con l'allenatore avete già avuto, o avete già steso delle idee, avete già fatto una chiacchierata? Non voglio togliere, diciamo, poi argomentazioni all'allenatore, diciamo, ecco, posso dare due indicazioni di base. L'allenatore ha dato in linea di massima un gradimento rispetto ai giocatori che ci sono, no, perché anche non poteva essere il contrario, perché si tratta di giocatori che hanno fatto bene negli ultimi anni e quindi giocatori che hanno ancora tanto da dare, quindi la base dei giocatori è una buona base, fermo restando il discorso della motivazione. Sotto il profilo tattico, diciamo che l'allenatore ha dato come spunto base il 4-3, cioè lui dice: partiamo da questo 4-3 e poi dopo da lì, in base alle caratteristiche dei giocatori, in base all'evoluzione, così possiamo andare a modificare trasformandoci in un 1-2, in un 2-1, 4-3-2-1, 4... però quel 4-3 è un po' la base tattica sulla quale si andrà a ripartire. Però non voglio andare oltre, perché non vorrei togliere all'allenatore, anche perché l'allenatore che ha dimostrato nelle sue precedenti esperienze di adattarsi al materiale umano, fra virgolette, che ha a disposizione, quindi nulla diciamo osta al fatto che lui possa utilizzare anche un sistema di gioco diverso, magari un 4-2-3-1, però tendenzialmente, ripeto, questo è il punto di partenza che l'allenatore darà e sul quale appunto andremo a lavorare in funzione del mercato. Direttore, c'è ancora, penso, una parte della tifoseria che non si è espressa in maniera favorevole sul suo nome. C'è qualcosa che vuole dire? Non so se c'è qualcosa che vuole dire a proposito del Presidente del Presidente. No, ma io, a me il consenso piacerebbe averlo alla fine della stagione. All'inizio è normale che ci sono simpatie, antipatie, ci sono chiacchiere, diciture, etichette, il mondo del calcio è uno dei più grandi produttori mondiali di etichette, quindi quello è simpatico, quello è antipatico, quello ride, quello non ride, quello è un vincente, quello è un perdente, insomma il mondo del calcio appiccica le etichette e molto spesso le persone non conoscono la realtà, però ripeto, io non posso pretendere, ci mancherebbe, di essere simpatico a tutti o di avere la stima incondizionata di tutti, quindi io cercherò di meritare il consenso alla fine della stagione. È sempre stato così per me, dappertutto ho sempre così, fra virgolette, conquistato le persone, non con la mia competenza, la mia conoscenza, con le mie qualità professionali, le ho sempre conquistate con la mia passione, con la mia voglia di lavorare, con la mia partecipazione all'andamento del club. Questa è sempre stata la mia ricetta per poter avvicinarmi alla gente e quindi spero che anche questa volta possa funzionare, avvicinare coloro che legittimamente sono scettici riguardo al mio nome. Una domanda per il Presidente, per esempio mi pare di leggere sul suo volto un'espressione di un Presidente che ha ritrovato le motivazioni giuste per ripartire per la prossima stagione dopo tutto quello che è accaduto. Ma diciamo che hai detto sicuramente una cosa bene, molto corretta, sono molto soddisfatto di come ci stiamo ripartendo, molto soddisfatto. Aver preso lui, aver preso anche il nuovo allenatore, che credo che saremo, con Gianluca Schettioli, penso che possiamo fare bene, perché sicuramente andremo al sodo, il sodo è una cosa sola, creare una squadra che ci dà soddisfazioni, tutti i resti non conta niente, purtroppo nel calcio conta questo. Dopo un anno ci è voluto un anno per disintossicarci tutti, quindi si riparte con volti nuovi,
come diceva anche Fabio, chi per i vecchi non ha le giuste motivazioni, sicuramente è anche giusto che ognuno faccia la propria strada, loro e noi. Quindi la motivazione è la base del nuovo futuro del calcio, l'ho dimostrato la squadra di Ranieri, lo ha dimostrato la finale della Coppa dei Campioni, l'Atletico Madrid che va a fare una finale a quel livello, a quella determinazione, poi la può perdere, la può vincere, ma oggi da questo lato si torna a dire che forse anche non essendo una big, perché il Teramo non potrà essere mai una big, perché sono città mostruose con tessuti industriali importantissimi, ma con il grande amore, con la grande voglia, con la grande determinazione tutti possiamo sognare, ma non perché dobbiamo tornare in Serie B, assolutamente no. Sognare significa fare un campionato dove ci possiamo divertire tutti, fino all'ultima giornata stare lì e combattere. Quello dovrà essere il futuro Teramo e quello che ci siamo detti noi. Poi vincere, perdere, quella è un'altra cosa, ma la determinazione oggi è la moda attuale, è la moda attuale, perché si sta vedendo che si può sperare sempre nella vita, perché nella vita, se ognuno di noi crede a una favola, in questo caso è il calcio e il Teramo, tutto può succedere. Ma oggi non sto parlando di successi solo sportivi e societari, sto parlando di successi che dobbiamo essere orgogliosi di avere una C1, chiamiamola così, perché così verrà chiamata il prossimo anno, dove di C1 in Italia oggi ne sono solo 54. Teramo è una piccola città di 58.000 persone, e credo che se andiamo ad analizzare le 54 società che militano a livello Italia, credo che noi siamo una delle più piccole realtà, ma che ci siamo oggi preso l'etichetta di essere una società che è ambiziosa, una società che fa sognare tutti, una società simpatica a tutta l'Italia, questo ci tengo a dirlo perché è vero, e quindi una società dove qui può parlare Lupo, o quando chiede a qualche giocatore cosa ti dicono. Sì, è vero, c'è sempre accolto con simpatia, no? Il nome del Teramo, anche in queste settimane spesso mi hanno detto: ah, caspita, vai a Teramo, è una bella piazza, cioè, viene vissuta, viene vista come una piazza dove si può fare bene, dove si può fare bene il calcio, e io sono convinto che sia così. Lo stesso Zao è accettato con grandissima voglia, con grandissimo entusiasmo, perché dietro a Zao c'erano anche tante altre società, non è che c'eravamo solo noi, quindi se ha accettato te non è che l'abbia accettato per soldi, perché sicuramente se la mettiamo sul lato dei soldi noi la perdiamo, ma bensì l'hanno accettata per delle motivazioni, perché si vive un'aria importante, abbiamo questo stadio stupendo che ha un altro fiore all'occhiello per un allenatore oppure per un giocatore che viene qui a giocare, anche questo incide tanto. Poiché dietro a questo stadio dobbiamo trovare altre situazioni, sicuramente li andremo a trovare, però abbiamo anche questo, un fiore all'occhiello che non dobbiamo far scomparire, ma come dico anche a livello imprenditoriale, oggi dobbiamo dare una mano al Teramo, che significa dare una mano ad una delle poche realtà rimaste in queste città. Forse è l'unica voce che abbiamo e che è rimasta, è solo il calcio. Se vogliamo far scomparire questo, credo che è facile, ma io spero che tutti quanti noi ci stringiamo dietro a questo progetto, che tutti tornino a parlare di Teramo, ma non solo come vincere il campionato, ma si parla di Teramo se vinci una partita importante, si parla di Teramo se fai tutta la linea dei playoff, si parla di Teramo se lanci un giovane importante, si parla di Teramo se paghi tutti gli stipendi e non hai penalizzazioni, e quindi anche questa è una cosa importante, di avere professionisti vicini di alto profilo. Quindi
quindi faccio anche un appello alla politica, a tutti gli imprenditori, che oggi tutti abbiamo bisogno di tutti, e agli stessi tifosi, perché anche loro sono lo zoccolo duro per il prossimo anno. Stiamo costruendo anche a livello giovanile, perché anche a livello giovanile abbiamo tirato su dei giovani tanto importanti che ci chiedono tante scuole di Serie A. La Lazio oggi per Fagioli ci sta tartassando, che è un 90, un attaccante, un 2000, che è un attaccante che se la Lazio con il suo direttore generale ti chiede ore e momenti, vuol dire che qualche cosa di positivo comincia. Comincia a farci un attimino ritornare quello che forse tanti anni fa si è creato. Noi, se ci avessimo avuto le strutture prima, credo che già avremmo iniziato prima. Oggi le strutture, speriamo che con questo campo che ancora non abbiamo, se ne è passato un anno, ancora stiamo qui a parlarne, perché credo che non sia colpa né del sindaco né di altri, ma bensì della burocrazia, che oggi in Italia si sta affondando per la burocrazia, perché io sto girando un po' in tanti posti in Europa per lavoro e mi rendo conto che noi siamo fritti perché siamo dietro anni luce, non ci rinnoviamo, non siamo moderni, siamo rimasti quelli di una volta tutti, quindi Teramo ci dobbiamo svegliare tutti. Io in primis, perché ancora sto qui, sto a combattere e combatterò come ho sempre combattuto. Spero che tanti altri insieme a me, insieme a noi, combattino e ci diano la forza, sia economica, sia morale e sia strutturale, per far sì che il Teramo possa essere un gioiello di questo bellissimo Abruzzo. Direttore, lo sa che al Presidente piacciono gli attaccanti? Sì, lo so. Questo lo so. Gli attaccanti, quelli forti, gli attaccanti forti, bisogna aggiungere questo aggettivo. Sì, ma io dico una cosa, è chiaro che gli attaccanti sono una parte importante di una squadra, il progetto di una squadra, ma dietro ci deve essere una struttura di squadra, ci deve essere comunque un'idea di gioco, insomma, altrimenti i singoli attaccanti servono solo per risolvere i problemi di una squadra che non gioca. Invece, secondo me, noi dobbiamo costruire insieme all'allenatore una squadra che sappia esprimere un gioco e che metta le condizioni di attaccanti di esaltare le proprie qualità, e non degli attaccanti che si sobbarchino da soli i limiti di una squadra. È un concetto un pochettino diverso, quindi il concetto di guardia, squadra, collettivo. Direttore, il suo mercato quanto e se sarà condizionato dalla composizione dei gironi? Si parla di una riforma a 60 squadre, con le promozioni, insomma, bisogna vedere dove era, quanto sarà condizionato, da dove il Teramo sarà nei gironi? No, non sarà tanto condizionato, onestamente. Sì, è un aspetto di cui tener conto, guardando magari il curriculum, il percorso di un calciatore, la sua estrazione geografica, può essere solamente un elemento volontario, ma non così condizionante. Come ho già detto prima, per me esistono giocatori bravi e giocatori non bravi. Il giocatore bravo è anche il giocatore che ha una componente agonistica forte. La componente agonistica ti serve nel girone A, nel girone B, nel girone C, ti serve a Bolzano e ti serve ad Agrigento, quindi non credo che cambi moltissimo fondamentalmente. Ripeto, la mia divisione sarà soprattutto tra giocatori bravi e motivati e giocatori non bravi. Questo sarà un po' il primo input, il primo paletto che io cercherò di tenere. A proposito di giocatori bravi, qualcuno Zauri a Sant'Arcangelo ce lo aveva? Margiotta, Guidone, Ilari, Venducci, Nardi. Sì, ma non è che possiamo mandare il primo a Sant'Arcangelo. Non mi è azzeccato uno. Stiamo organizzando un pulmino che arriva a Sant'Arcangelo e porti qua. No, insomma, no. È chiaro che spesso gli allenatori sono legati ai giocatori che gli hanno dato tanto. Però insomma, io credo che il panorama calcistico italiano offra anche delle valide alternative, anche perché, poi dico anche questo, spesso per esperienza diretta ed indiretta, quando un allenatore ha voluto a tutti i costi un giocatore, è stato il suo primo problema. Ma potrei fare mille esempi, non li faccio. Quindi questo per dire che sicuramente le indicazioni dell'allenatore
relativamente ai giocatori che ha avuto, sarà un'indicazione di cui terremo assolutamente conto. Però ecco, non facciamo necessariamente 2 più 2 per cui mancano due attaccanti e prenderemo Margiotto e Guidone, insomma, magari prenderemo giocatori che avranno le caratteristiche di Margiotto e Guidone, questo può essere un'indicazione, questo è chiaro. Però con l'allenatore, ed è una delle cose che mi è piaciuta di più e che mi sta piacendo di più, è questo feeling che si è creato immediato fra me e lui, proprio sul piano dei discorsi tecnici, dei discorsi tattici, delle valutazioni, del grande confronto. Questa sarà un'annata in cui l'elemento fondamentale sarà la condivisione delle scelte. Poi ognuno nel proprio campo si assumerà le responsabilità delle scelte, però ci sarà grande condivisione, sento che ci può essere questo percorso, ci sarà condivisione tra me e il Presidente nella valutazione del progetto, c'è stata tra me e il Presidente condivisione sulla scelta dell'allenatore, e si sta creando un processo di condivisione con l'allenatore sul piano delle scelte tecniche, sul piano così del DNA, dell'identikit del calciatore, ma senza dare nome e cognome. Poi è chiaro che se uno chiede una seconda punta che sappia giocare, così è chiaro che il primo nome che viene a Zauri può essere Margiotto, però ripeto, Margiotto magari avendo fatto bene avrà anche altre richieste, altre motivazioni. Vorrà dire che noi dovremmo essere bravi in particolare ad andare su giocatori che possono avere un profilo similare. Ecco, una domanda di ordine logistico: avete già deciso la sede del ritiro? Non abbiamo ancora deciso, la valuteremo insieme all'allenatore, anche se diciamo l'idea è più o meno quella di confermare la sede dell'anno scorso, però valuteremo anche questo con l'allenatore, perché dovrà valutare anche lui, magari in base al suo programma di lavoro, alle strutture che lui troverà. Però io conosco la struttura, so anche per quello che mi è stato detto che è una struttura assolutamente idonea, quindi possiamo dire che la prima scelta sia quella, però prima di dare qualsiasi ufficialità, insomma, aspettiamo. Una domandina solo un po' più severa, certo. È vero che Fabio Lupo, conoscendo Pea, perché l'ho avuto, magari avrebbe avuto con lui, con lei, qualche piccolo vantaggio in più rispetto a Zauri? No, non credo, perché io nella mia esperienza ho sempre avuto, ripeto, grande condivisione con gli allenatori, sono sempre riuscito a creare un discreto feeling con gli allenatori, e con Lamberto sento che, ed è stato uno dei motivi che ci ha portato a questo tipo di scelta, è stato anche questo feeling immediato che io ho avuto con lui, che questo anche grazie a questo entusiasmo che lui ci ha trasmesso, no? Che è stato un po' la chiave che ci ha portato a scegliere, non perché gli altri profili di grandissimo spessore non abbiano manifestato entusiasmo. Però lui tante volte, ecco, nel calcio a volte le sensazioni sono fondamentali. Noi quando abbiamo incontrato Zauri abbiamo avuto la sensazione che potesse essere l'uomo giusto. Il presidente ha avuto forte questa sensazione, e io mi sono anche fidato anche delle sue sensazioni, perché lo portano. Le sue sensazioni perché lo portano a scegliere sempre professionisti bravi come me, d'altronde. Allora, 2 anni fa sono andato a Parma per vedere la Padula, e insieme a noi c'erano delle società molto più importanti di noi, sia calcisticamente che come piazze, che avevano fatto Serie A, Serie B, e la Padula ha scelto Teramo. Quindi lui mi dice: io scelgo a te. Gli ho detto: ma scusi, ma dimmi la motivazione, che di soldi su per giù forse ha rinunciato a qualche 10.000 in meno, perché la zia, che era una specie di cartomante, gli aveva detto che lui andava a giocare con colori biancorossi, e quindi è stata questa motivazione per cui noi abbiamo avuto qui, parlando per la prima volta, che io non conoscevo Zauri, mai parlato e mai, quindi siamo solo incontrati, quindi anche lui ci ha dato delle motivazioni che poi alla fine ne abbiamo parlato, e non è che li abbia date a me, le date a lui e le date a me. Un allenatore che ti dice: Presidente, io voglio fare i playoff col Sant'Arcangelo, vuol dire che è un allenatore che ha fame, un allenatore che ha voglia come noi di lottare, e quindi per me quello è come riaccendere i motori mentalmente e psicologicamente per una ripartenza importante, ed è stata quello che quella scintilla che a noi come Teramo serviva,
ce ne accorgeremo in futuro, perché Canestrari, che conosce sto ragazzo c'ha pure lui l'età, diciamo, a 50, l'altro ieri mi ha detto stesse cose che sto dicendo oggi io, quindi io Canestrari siamo parlati raramente, e ieri lì in comune, l'altro ieri in comune mi ha detto: guarda Presidente, hai scelto l'allenatore così, di cui noi avevamo parlato un giorno prima. La valutazione, quindi, è stata una valutazione, tanto anche per dire, non è che hanno solamente di sensazioni, una valutazione emozionale. È stata fatta una valutazione chiaramente anche tecnica, tattica, perché un allenatore quest'anno ha espresso un buonissimo calcio, è un allenatore che ha un... Lo davamo per scontato questo, perché... bisogna sottolinearlo, perché dietro questa scelta qui, capito? Perché altrimenti spesso si identifica le scelte, no? Il calcio, ripeto, è produttore mondiale di etichette, no? L'allenatore del presidente, è stato preso perché piaceva, no, è stato preso questo allenatore perché le informazioni, le valutazioni tecniche fatte di Fabio Lupo, sulla scorta di quello che ho visto io per primo con i miei occhi, sulla base di quello, delle informazioni che abbiamo ricevuto da giocatori, dirigenti che l'hanno avuto, così, ci hanno portato, poi diciamo che, essendo stato accostato ad altri profili comunque di grande spessore, che ringraziamo per aver dato loro disponibilità per il terreno, a quel punto lì è chiaro che nella vita come nel calcio la sensazione, l'emozione può essere la carta vincente. A noi Lamberto Zauli ci ha dato quella scintilla, come ha detto giustamente il Presidente, di cui noi tutti abbiamo bisogno. Presidente, il budget stanziato per questa stagione qual è, visto che si è parlato di costi da contenere, eccetera? Il solito, lo stesso budget che ci abbiamo vinto, quindi il budget è intorno ai 2,7 milioni. Cioè significa che se convinciamo a fallire. Io a questo proposito. No, perché si erano sparsi voce che noi quest'anno dobbiamo rientrare in una logica di questo budget, perché quest'anno si è sforato di tanto questo budget, e quindi dobbiamo sicuramente tornare a spendere questa cifra, che già per noi è tanto alta, e che a Monopoli si va con quasi 1 milione in meno, quindi ma vorrei aggiungere anche, Presidente, chiedo scusa, che il discorso, diciamo, economico-finanziario, rispetto di così il cosiddetto fair play finanziario, non è solo un'esigenza logica, corretta, giusta di qualsiasi azienda, e quindi anche un'azienda calcio, ma c'è anche in qualche modo anche imposta dalla normativa federale, che nel prossimo triennio ha delineato una serie di norme ancora più stringenti per quello che riguarda il rispetto dei parametri economici e finanziari di un club. Quindi ci è dettato anche proprio dalla normativa, noi dobbiamo stare dentro la normativa, perché questo è fondamentale, non è solo l'esigenza di un budget così tanto per stabilirlo, tanto per risparmiare, ma l'esigenza di un fair play finanziario che c'è imposto, e io sottolineerei anche correttamente. Dalla federazione. Perché se si avvicinano imprenditori fuori dalla nostra portata, della nostra provincia, non sono amanti o tifosi del Teramo. Io vicino a me vorrei tifosi come me, tifosi che quando vincono o perdono piangono, e che se perdono una partita stanno male tutta la settimana. Quindi questo è il mio modello di persona che mi piacerebbe, o più imprenditore, stare vicino a me in questo futuro Teramo. Spero che qualcosa possa uscire, ma sono anni che lo ripetiamo, e alla fine purtroppo quando si riparte Luciano Campitelli. No, io vorrei chiudere con una cosa. È chiaro che quest'ultima stagione che è passata è stata una stagione tribolata, una stagione con delle difficoltà, perché veniva dopo una stagione esaltante, così. A me mi piace pensare, anzi voglio che sia così, che da oggi si apra un nuovo libro con delle pagine bianche sulle quali magari speriamo di poter scrivere tante cose belle. Il libro degli anni passati è stato un libro in cui ci sono state tante cose belle, qualcuna meno lieta. Mi piacerebbe che tutti quanti noi
più dei avessimo la capacità, la voglia di chiudere questo libro, metterlo nell'angolo del cuore o di altre cose, nell'angolo delle cose belle da andare a leggere, con un bell'album dei ricordi. Ma quello che riguarda la società Teramo, questo deve essere un deve essere per continuare anche ad avere un sogno, perché no? Ma una cosa è sognare con i piedi per terra, guardando a quello che realmente siamo, questo dobbiamo essere, e altra è sognare guardandoci dietro, guardando nel passato, guardando andando a guardare a quello che avremmo potuto essere, a dove avremmo potuto stare. Questo non aiuta, non aiuta nel calcio, non aiuta nella vita, perché è un vivere di rimpianti. E invece noi dobbiamo vivere di speranze, dobbiamo vivere anche di sogni, però stando realmente con i piedi per terra. Quindi apriamo questo nuovo libro, nel quale ci saranno anche delle pagine burrascose, sicuramente, come è normale che sia nella vita di una società, che è la vita di un uomo, ma apriamo questo libro bianco, e l'altro archiviamo, ripeto, fare cose belle, fra i libri belli che questa società nel suo percorso storico ha scritto, ma che va catalogato come nell'album dei ricordi. Adesso c'è un'altra annata da partire, c'è una nuova stagione, nuove stagioni da affrontare, un nuovo libro da scrivere. Grazie.